E sono molto emozionata di essere qua, di essere in questo palazzetto per la prima volta non da avversaria. Come ho detto prima quando sono entrata e c'era il pubblico, ho avuto un flash della partita, diciamo, gara 5 Villa Cortese-Busto. Non è proprio la stessa cosa, però diciamo che il mio primo pensiero entrando qua è stato rivolto a quella partita, nonostante io abbia giocato qua dentro con diverse maglie anche tante altre volte successivamente a quella gara. È una bellissima emozione, quindi speriamo in un futuro di avere palazzetto pieno e di poter regalare ai tifosi tante soddisfazioni. La società e i tifosi non vedono l'ora di vederti in campo. Quanta voglia hai di tornare protagonista al 100% sul campo? Tantissima, diciamo che l'anno scorso, cioè gli ultimi 2 anni sono stati un po' complicati perché comunque l'infortunio alla spalla è stato più difficile del previsto. Poi per varie situazioni che si sono create, anche il Covid, diciamo, non ha aiutato alcuni momenti della ripresa e quindi, diciamo, i tempi si sono allungati. Proprio per questo ho veramente voglia di ritornare a giocare divertendomi, quindi è la cosa principale ed è stato anche uno dei motivi per cui, diciamo, l'offerta di Busto e la situazione di Busto è stata la mia prima scelta e, diciamo, la trattativa è stata molto veloce perché sapevo in che società andavo. Un saluto per finire ai tifosi di Busto. E spero di vedervi presto, numerosi, al palazzetto e niente, speriamo che la squadra possa darvi tante soddisfazioni.